Ciao ragazzi, bentornati. Siamo giunti al sesto capitolo di questo nostro viaggio nella Prima Guerra Mondiale. Prima di partire vi invito, se non siete iscritti, a iscrivervi al canale ed attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta pubblicherò un nuovo video. Una delle grandi novità della Prima Guerra Mondiale è che per la prima volta anche le popolazioni sono interessate dal conflitto. Primi fra tutti coloro che abitano vicino alle zone di guerra, costretti a lasciare le loro case e le loro terre. E gli spostamenti al fronte, seppur ridotti rispetto al passato, portano comunque con loro tutte le tragedie dei profughi e le dure occupazioni dei territori conquistati. E c'è anche chi magari risiede in un paese diverso dalla propria patria d'origine e che può ritrovarsi all'improvviso un nemico, soggetto alla confisca dei beni e a tutta una serie di restrizioni personali, per non parlare poi delle minoranze etniche, che magari in passato hanno mostrato aspirazioni indipendentiste e che ora vengono tenute sotto controllo perché sospettate di intesa con il nemico. È il caso, ad esempio, degli armeni, antica popolazione di religione cristiana che abitava principalmente la zona del Caucaso, divisa tra Impero Ottomano e Impero Russo. E nella primavera del 1915, mentre Russia e Turchia combattono nel Caucaso, gli armeni nella parte turca di quella regione sono vittima di una terribile deportazione che si traduce in uno sterminio di oltre 1 milione di morti. E oltre a tutte queste sofferenze, la guerra produce anche tutta una serie di trasformazioni, sia a livello sociale che culturale. I mutamenti più vistosi si vedono nel campo dell'economia, in particolare nel settore industriale che viene chiamato a supportare e ad alimentare la macchina bellica. Infatti le industrie interessate alle forniture belliche, in particolare siderurgiche, meccaniche e chimiche, hanno uno sviluppo molto importante. Il loro cliente principale infatti chi è? Lo Stato, che mosso dall'urgenza della guerra si interessa solamente alla rapidità della consegna e poco ai prezzi. E tutto questo impone un forte intervento dello stesso Stato. Così i settori dell'industria sono sottoposti al controllo dei poteri pubblici, mentre la manodopera utilizzata nell'industria di guerra è sottoposta in alcuni casi anche a disciplina militare. E anche la produzione agricola è sottoposta a un regime di requisizioni e di prezzi controllati. E in alcuni casi si giunge anche al razionamento dei beni di consumo di prima necessità. E ai cambiamenti dell'economia sono legate anche le trasformazioni degli apparati statali, con un conseguente aumento della burocrazia. E i poteri dei governi sono a loro volta insidiati dall'invadenza dei militari, che in teoria dovrebbero essere sottoposti all'autorità degli organi costituzionali. Ma gli stati maggiori hanno in realtà poteri praticamente assoluti per quanto riguarda la conduzione della guerra e possono per cui influenzare molto le scelte dei politici. E per combattere i nemici interni e per muovere la popolazione verso l'obiettivo della vittoria sono utilizzati tutti i mezzi, compresa la censura e la sorveglianza sui cittadini sospettati di disfattismo, essenziale poi per la mobilitazione dell'opinione pubblica la propaganda. Propaganda che non si rivolge solamente alle truppe, ma cerca di arrivare anche alla popolazione. Tutti i governi di tutti i paesi stampano manifesti morali, organizzano manifestazioni di solidarietà ai combattenti. Tutto questo dimostra l'attenzione dei governi nel curare l'opinione pubblica e nel cercarne soprattutto l'appoggio. Preoccupazione che è più forte quanto più cresce la stanchezza tra i combattenti e la popolazione. Bene ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo capitolo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Come al solito vi ringrazio della visione e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!